Buongiorno e benvenuti a Connettere l'Ambiente. Oggi, come vi avevamo promesso, ci troviamo all'Istituto Gobetti Marchesini Casal Arduino per vedere i risultati delle analisi delle acque del lago di Arignano. Andiamo! Ho appena eseguito una diluizione del nostro campione in esame e successivamente una tecnica per semina d'inclusione. I risultati, dopo aver confrontato diverse culture di diverse diluizioni, sono 9,6 per 10 alla terza UFC formanti colonia per millilitro. Questo vuol dire che ci sono circa 10.000 unità formanti colonia per millilitro compatibili con la presenza umana e animale. Abbiamo effettuato un'ulteriore identificazione attraverso il sistema API, in cui è rinvenuto che le colonie sospette non sono salmonella. Questa analisi l'abbiamo fatta per verificare i coliformi, che sono un indicatore per valutare lo stato microbiologico dell'acqua. E i coliformi fanno parte della famiglia degli enterobatteri e sono in grado di fermentare il lattosio, e grazie a questa loro peculiarità noi riusciamo a riconoscerli attraverso una provetta di Duran, una campanella di Duran, che riesce ad accumulare il gas che si forma quando il campione di coliformi fermenta il lattosio. E noi questa analisi l'abbiamo già fatta, si chiama analisi presuntiva, e adesso andremo a trasferire il campione del brodo lattosato nel campione di brodo bile verde brillante, che invece è un terreno selettivo e quindi riconosce sicuramente la presenza dei coliformi. Eccoci nel laboratorio dell'istituto con la professoressa Andreis, buongiorno, che ci spiegherà che cosa è stato fatto. Possiamo dire che l'acqua del lago di Arignano presenta un pH di 7,9, che è assolutamente all'interno dei parametri previsti per legge, che prevedono che l'acqua di lago abbia appunto un pH compreso tra 6,5 e 8,5, per cui il nostro direi rientra perfettamente. Per quanto riguarda la conducibilità elettrica, abbiamo ottenuto un risultato di 570 microsiemens su centimetro, e anche in questo caso siamo assolutamente entro i parametri, perché per legge questa conducibilità non deve superare i 5.000 microsiemens su centimetro, per cui con i nostri 570 rientriamo assolutamente nei parametri stabiliti. Per quanto riguarda il residuo fisso a 180 gradi, abbiamo rilevato un residuo di 60 mg su litro, e anche in questo caso rientriamo assolutamente nei parametri, perché il massimo livello consentito per legge è di 1500 mg. Questo significa che se questi parametri non fossero entro questi intervalli, sarebbero necessari degli interventi per agevolare anche la vita acquatica. Gli altri parametri chimici che abbiamo analizzato, dicevo, sono due, e sono i cloruri e i nitrati. Questi due parametri vengono misurati in quanto possono essere segnalatori, quindi indicatori, di possibili fonti di inquinamento. Quindi, per quanto riguarda i cloruri, la nostra titolazione argentometrica ci ha permesso di valutare che sono presenti 67,36 mg su litro di cloruri, e anche in questo caso siamo assolutamente nella norma, perché la legge stabilisce per eventuali interventi un limite massimo di 250 mg su litro. Per quanto riguarda i nitrati sono stati determinati attraverso una spettrofotometria UV visibile. Abbiamo ottenuto per i nitrati un valore di 5,27 mg su litro, e anche in questo caso siamo assolutamente nella norma,
perché la legge prevede interventi quando questa quantità supera i 50 mg su litro. Ringrazio la professoressa per la spiegazione molto chiara e noi ci vediamo alla prossima puntata.